Un ben ritrovato ai nostri cari telespettatori, nuova edizione del nostro giornale che apriamo con l'emergenza frane in provincia di Alessandria. 11 le strade chiuse dopo le abbondanti piogge di questo ultimo periodo per danni che al momento sono stimati sui 16 milioni di euro. L'amministrazione provinciale ha chiesto lo stato di calamità nella speranza che possa venire riconosciuto così da poter ottenere i fondi necessari per riaprire quante più strade possibili delle 11 attualmente fuori uso. Un disastro, commentano da Palazzo Ghilini, che è sede proprio dell'amministrazione provinciale, con una mappa viaria che continua ad allargarsi in maniera davvero preoccupante. Oltre alle 11 arterie provinciali non si conta lo stato in cui versano quelle comunali di tutto il territorio, ormai ridotte a vere e proprie piscine. Intanto la Protezione Civile, che come vedete continua a monitorare, ad essere presente nelle zone maggiormente colpite dagli smottamenti, ha invitato i cittadini a comunicare ai vigili del fuoco eventuali situazioni di pericolo al fine di intervenire con la massima tempestività. E oggi c'è stato un convegno sulla sicurezza nei centri urbani che è stato organizzato dalla provincia di Alessandria nell'aula magna dell'Istituto Volta. In programma tanti interventi di esperti e studiosi proprio sul traffico stradale. C'era persino uno psicologo del traffico che studia il modo di rieducare gli automobilisti sui comportamenti illeciti che hanno proprio mentre stanno guidando. Ma tra gli ospiti, che questo era sicuramente un qualcosa che nessuno si aspettava, si sono presentati anche gli inviati della trasmissione televisiva Le Iene. Vediamo allora il servizio che ha realizzato per noi De Vinci. All'ITIS Volta oggi, questa mattina, c'è un convegno molto interessante sulla sicurezza stradale nei centri urbani, un progetto che si chiama Noi Sicuri, c'è addirittura anche la psicologia applicata alla sicurezza stradale. Noi siamo con il comandante della Polizia Provinciale di Alessandria, Giovanni Rattazzo. Da questo convegno emerge comunque una priorità, una cosa che farete, una cosa che suggerisce anche lei con la sua esperienza di fare immediatamente. Ma noi siamo partiti, anzi, io ho presentato questa mattina il progetto Noi Sicuri, che è il progetto che noi abbiamo adottato e che abbiamo applicato in provincia di Alessandria in 5 punti del territorio. Stanno funzionando molto bene. Il messaggio che vorrei trasmettere questa mattina è che non bisogna smettere soprattutto di cercare di capire quali sono le problematiche vere del territorio. Trovare quelle che possono essere delle soluzioni che diano veramente dei risultati. Noi siamo partiti come provincia di Alessandria nel fine 2005, inizio 2006 con l'installazione degli autovelox, poi tutte le modifiche normative che ci sono state, l'introduzione del chilometro dal segnale del cartello di velocità allo strumento, dalla presenza di intersezioni che non permettono l'installazione di questi strumenti, siamo arrivati al progetto Noi Sicuri. Cioè da una fase di accertamento delle velocità, oggi siamo arrivati ad una fase di prevenzione, perché il significato, il senso di questo progetto è prevenire. Ovviamente laddove poi non c'è la prevenzione verranno attuati i sistemi di controllo per punire quelli che vanno forte. Comandante, no, questo convegno però potrebbe arrivare anche alla ribalta nazionale, perché abbiamo visto che c'è anche la presenza delle Iene, degli inviati delle Iene, che polemizzano sul costo eccessivo di quei segnalatori che poi alla fine non è detto che siano dei rilevatori, ma sono soltanto dei fantocci, soltanto degli spaventapasseri. Allora, io parto da un presupposto: sono rispettoso della Costituzione e quindi rispetto la libertà di stampa, di opinione e di espressione, ci mancherebbe altro. Credo però che sia doveroso per chi fa informazione magari informarsi un attimino prima
di quello che è l'argomento e poi può porre tutte le domande che vuole. Però informarsi prima, secondo me, sarebbe opportuno. E intanto, proprio nell'edizione del telegiornale di questa sera, sentiremo ai microfoni sempre di De Vinci cosa hanno risposto le Iene, il motivo per il quale si trovavano oggi ad Alessandria. Vi anticipo, come avete tra l'altro già appena sentito, che stavano prendendo informazioni sulla legalità dei Velo OK, che sono quegli strumenti arancioni che adesso sono un po' spuntati come funghi in tante strade di tutte le province italiane. Sappiamo che alcuni rilevano veramente la velocità, altri invece sono messi solamente come dei deterrenti per gli automobilisti. E insomma, sappiamo molto bene che le inchieste delle Iene vanno sempre a toccare dei punti molto nevralgici, e quello dei velocei è sicuramente un punto nevralgico che tocca le tasche di tanti automobilisti. Comunque vi rimandiamo a questa sera per sentire gli inviati del programma di Italia 1. Ancora una truffa via internet. Questa volta è arrivata via mail, dove ignoti hanno rubato la casella di posta elettronica di Giuseppe Amadio, segretario provinciale dello SPI CGL, per inviare ai 1500 destinatari della sua casella di posta elettronica una mail nella quale viene chiesto un prestito in denaro per poter far fronte a una fantomatica spesa in un hotel e per poter riuscire ad avere il denaro contanti per imbarcarsi nell'aereo che da Liverpool dovrebbe riportare in Italia. Naturalmente si tratta di un falso, in quanto Amadio, che si trova in Alessandria, una volta venuto a conoscenza della truffa, si è recato alla polizia postale per denunciare il fatto. Tra l'altro ha anche scoperto che i malfattori gli hanno cambiato la password, così da rendergli inutilizzabile il suo account. Non sono in Inghilterra, nessuno mi ha rubato il portafoglio e il passaporto, così come riporta quella fantomatica mail, ha dichiarato il segretario sindacale, e non ho bisogno di alcuna somma di denaro, quindi chiedo a chiunque abbia ricevuto quella mail di cestinarla e di non lasciarsi intrappolare nella truffa. Rivelazione shock del tossicologo della Solvay al processo in corte d'assise ad Alessandria per avvelenamento doloso delle acque del polo chimico. Secondo il perito di parte, le sostanze impiegate nel ciclo produttivo non sono cancerogene, anche se, come invece obietta la parte civile, sono tossiche e quindi dannose. La Solvay intanto continua a insistere nella sua tesi, in base alla quale l'azienda sta spendendo milioni di euro per la messa in sicurezza. Ma sentiamo come si è svolta questa nuova udienza in tribunale da Emma Camagna. Le sostanze impiegate da Solvay nel ciclo produttivo, quali il cromo esavalente, se ingerite dall'uomo non sono cancerogene. Può apparire clamorosa la rivelazione fatta dal tossicologo Tommaso Dragani al processo in corte d'assise a 8 dirigenti di oggi e del passato di Solvay, di Ausimo che l'ha preceduta, imputati di avvelenamento doloso delle acque di falde superficie. Non costituiscono pericolo per la salute, come asserito da uno studio scientifico effettuato dall'Istituto Tumori, ha detto Dragani, consulente di Solvay. Sarà anche vero, ma sono comunque sostanze tossiche e quindi dannose. E comunque il consulente è di parte e altri studi scientifici forniscono risultati opposti. È tutto un palleggiamento di responsabilità e un rifiuto ad assumerle, quello che si gioca in corte d'assise, come quando pare di assistere a un discorso fra sordi
assurdi perché i consulenti di parte sostengono una tesi e il PM Riccardo Ghio afferma esattamente il contrario. Ma Solvay prosegue imperterrita nel suo cammino, teso ad annullare le ipotesi accusatorie. E come sempre, a fine udienza, il pool di difesa fa sentire la propria voce. Non siamo colpevoli dell'inquinamento della falda causato dalle passate produzioni di Montedison e ben noto da tempo a tutte le autorità, dicono. Ma abbiamo già eseguito gran parte delle opere di bonifica e messa in sicurezza come previsto dal progetto approvato, che comprende investimenti di oltre 35 milioni di euro e che consentirà il raggiungimento degli obiettivi di bonifica entro una decina d'anni. E poi ancora, è stata Solvay, 4 anni prima dell'emergenza cromo, a scoprire e comunicare agli enti l'esistenza dell'alto piezometrico e di un inquinamento da cromo e clorurati nei piezometri di confine delle proprietà, sollevando la necessità di una messa in sicurezza del sito. È una nomade sinti la donna che in un incidente avvenuto ad Asti lo scorso dicembre aveva lasciato ferita sulla strada un'altra donna che viaggiava invece in scooter. La sinti, ora identificata dai vigili urbani dell'infortunistica e della sezione di polizia giudiziaria, era scappata dopo lo scontro lasciando alcuni pezzi di carrozzeria di una Fiat 500 sul luogo dello schianto. Nel frattempo la donna aveva cambiato 2 volte la targa, reimmatricolato e rimesso in strada l'automobile. Una volta raccolti gli elementi, le forze dell'ordine hanno individuato la zingara che abita in zona e sono risalite al nome del proprietario della 500 ricercata. Dopo un breve inseguimento, un ladro, sorpreso dalla polizia a rubare un'autovettura ad Alessandria, è stato raggiunto dagli agenti di una volante e arrestato per tentato furto e detenzione di un coltello di genere proibito. Si tratta di un algerino di 27 anni, senza fissa dimora, il quale aveva preso di mira l'utilitaria e che questa donna aveva parcheggiato davanti al palazzetto dello sport, ed è stata proprio la stessa donna ad avvertire il 113. Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, insieme all'assessore alle pari opportunità, Giovanna Quaglia, hanno presentato una serie di iniziative rivolte alle famiglie. Roberto Monteriso. La Regione Piemonte lancia la sua campagna sul tema fondamentale delle pari opportunità. Ad illustrare le iniziative il governatore Roberto Cota, insieme all'assessore alle pari opportunità Giovanna Quaglia. La squadra del governo regionale ha lavorato compatta su temi che riguardano le famiglie, dal progetto Insieme a Papà, con il contributo aggiuntivo ai papà che usufruiscono del congedo parentale, agli 8 milioni di euro per il piano famiglia, soldi che hanno permesso di sostenere in Piemonte 694 servizi per la prima infanzia, sia privati che comunali, situati in 273 comuni. Sempre con le risorse destinate alla conciliazione, la Regione Piemonte ha aperto diversi bandi con l'apertura di 2 nidi in famiglia, 2 micronidi aziendali e 9 centri di custodia oraria. Poi c'è il telelavoro con 448 nuove postazioni. Infine, è tutto pronto per il nuovo tour regionale di Help Donna, il servizio di teleassistenza gratuito in rosa, realizzato dalla Regione in collaborazione con le questure di tutte le province. 10 gli appuntamenti previsti in tutto il Piemonte, con una data clou, sabato 8 marzo a Torino, in Piazza Castello, nella giornata internazionale dedicata alla festa della donna. Innanzitutto abbiamo messo in campo una rete di assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle donne, con un sistema integrato che consente alle donne in difficoltà di rivolgersi a un call center. Poi abbiamo messo in campo, attraverso degli stanziamenti, misure concrete che tutelano non solo le pari opportunità all'interno della famiglia, ma che tutelano la famiglia come istituzione. E per esempio noi abbiamo una misura molto interessante che è quella Insieme a Papà, cioè quella che consente di dare un incentivo, quindi un contributo, a quei padri che decidono, nell'ambito di una
suddivisione dei compiti familiari, di dedicarsi a tempo pieno per un certo periodo ovviamente alla cura dei figli. Poi abbiamo uno stanziamento di 8 milioni di euro che serve per potenziare quelli che sono i servizi a sostegno della famiglia. Il governo regionale supplisce ancora una volta alla mancanza di una politica in questo senso da parte dello Stato centrale. E questo servizio ci introduce al mese dedicato alla donna, vale a dire a quello di marzo, tante le iniziative per ricordarla, per ricordarne i tratti nell'attesa della giornata proprio dedicata alla donna che è l'8 marzo. Sentiamo Alessandra Della Ca. Che siamo donne e che oltre alle gambe c'è di più, come regalo per la giornata internazionale che ricorre l'8 marzo, il gentil sesso gradirebbe essere ascoltato. Per questo motivo, al di là del rametto di mimosa e della cena rigorosamente tra donne, all'universo femminile piace l'idea di mettere al servizio della comunità la propria conoscenza, cultura, favella. E allora, per valorizzare ulteriormente i tanti tasselli che fanno di una donna un essere sfaccettato e multicolor, anche l'amministrazione comunale di Alessandria scende in campo con il sorriso e la determinazione che caratterizza la filosofia delle pari opportunità e porta a 20 le occasioni di incontro, riflessione e, perché no, di divertimento che assessorato alle politiche di genere e consulta pari opportunità hanno organizzato nel capoluogo di provincia, grazie ad un saldo e proficuo rapporto di collaborazione. Marzo Donna 2014 offrirà dunque un ventaglio di proposte variegate che unisce associazioni, enti, istituzioni, privati cittadini e cittadine. Essi rappresentano le diverse sfumature di Alessandria. Si spazia dai convegni agli spettacoli musicali, manifestazioni sportive e iniziative di solidarietà. L'intenzione che ci muove, ha affermato l'assessore comunale alle politiche di genere Maria Teresa Gotta, è quella di incontrarci, riconoscerci, riflettere insieme per cambiare ancora e in meglio. Non solo per l'8 marzo, ma per un mese intero, dunque, l'attenzione della città si focalizzerà sul binomio genere-potere, attraverso un calendario denso e al tempo stesso ricreativo. Questo, ha aggiunto Marzia Maso, presidente della Consulta Comunale per le Pari Opportunità, è il nostro contributo per sostenere la legittimità e l'importanza strategica di politiche eque tra donne e uomini. Il Consiglio Comunale di Gavi ha affrontato il problema del presunto trasferimento della caserma dei Carabinieri, contro il quale sono state raccolte 700 firme. Enrico Maria. La caserma dei Carabinieri. L'argomento è al centro dell'interesse a Gavi. In circa due settimane, infatti, ci informano i consiglieri comunali Livio Destro e Emanuela Barisone, sono state raccolte oltre 700 adesioni alla petizione rivolta al Comune con la quale si chiede che la caserma dell'Arma di Piazza Dante venga ristrutturata. L'edificio è situato in un posto strategico, cioè vicino alla scuola, alle poste e alle banche, in centro paese. E poi si deve trovare al più presto una sede provvisoria adeguata alle esigenze dell'arma stessa, in modo tale che i militari possano svolgere il loro lavoro a tutela dei cittadini. Il progetto di vendita della caserma, continuano Destro e Barisone, deve essere fermato, perché si ritiene che non vi sia alcun interesse pubblico nell'operazione. Il vantaggio per i gaviesi sarebbe quello di mantenere dove sono i carabinieri, mettendo a posto un edificio che attenda interventi, come emerge dalla relazione di stima del valore dell'immobile stilata dai tecnici comunali. Le firme raccolte, grazie anche alla collaborazione del Circolo del Partito Democratico di Gavi, verranno consegnate al Comune, nonché al prefetto Romilda Tafuri e al comandante provinciale dell'Arma Alessandro Della Nebbia. A quest'ultimi è stato chiesto un incontro urgente per fare loro presente la volontà dei firmatari di mantenere i carabinieri a Gavi. Adesso invece torniamo ad occuparci delle Terme di Acqui e del bando internazionale che sta per essere licenziato e che permetterà di averle in concessione per 30 anni. Bruno Mattana ne ha parlato con il sindaco di Acqui Terme, Enrico Bertero.
Sì, siamo col sindaco di Acqui, Enrico Bertero. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro sulle terme. Ci sono novità? Novità importanti, dovrebbe essere la giornata in cui si licenzia il bando internazionale, quindi da lì in avanti potrà essere finalmente qualche privato interessato a acquisire questa concessione per 30 anni per le terme. È una cosa concreta che si materializza? È finalmente concreta, spero che sia quella definitiva, che grazie a questa cosa qua arrivino gli investitori ad Acqui e sarebbe davvero un cambiamento epocale per la nostra città. È la mia battaglia da sempre, la battaglia che voglio portare avanti per il riuscire ad avere questi investitori nella città di Acqui. Speriamo davvero che sia conclusiva, che la politica non metta più il becco, come si usa dire, non metta più il naso negli affari delle terme e che riusciamo finalmente a fare questo bando internazionale. Evento musicale al Teatro Alessandrino per l'anniversario di fondazione del Rotary, che quest'anno ha compiuto 109 anni. Alla manifestazione hanno partecipato i giovani talenti dei conservatori Vivaldi di Alessandria, Paganini di Genova, Puccini di La Spezia e dell'Istituto Vittadini di Pavia. Un evento musicale che ha visto coinvolti i Rotary del Piemonte, Liguria e Lombardia con una finalità di grande interesse umanitario: combattere la poliomielite nel mondo. In questi 109 anni, ha detto il presidente del Piemonte e Liguria, Fabio Rossello, il Rotary è andato assumendo in modo sempre più marcato questa veste di altruismo e di associazione di servizio che aiuta a soddisfare i bisogni basilari, quali quello di fornire assistenza medica, strutture igienico-sanitarie e istruzione, mettendo le esigenze degli altri al di sopra dei nostri interessi. Bene, tra poco potrete seguire la pagina sportiva, oggi curata da Franco Cappone. Sabato, nell'amichevole internazionale di hockey inline, 6 dei giocatori azzurri sui 14 che scenderanno in campo appartengono alla formazione piemontese di Monleale in provincia di Alessandria. La comitiva azzurra affronterà la Slovenia. Poi, come sempre, le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Il selezionatore azzurro di hockey inline ha deciso di ringiovanire la formazione italiana attingendo giocatori dallo Sport Leale di Monleale in provincia di Alessandria, impegnato in Slovenia in un'amichevole di preparazione ai campionati del mondo di Tolosa in Francia. Domani mattina dunque saranno in 7 a partire da Monleale. Fra gli under 20 infatti ci sarà Mattia Pagani, mentre Andrea Delfino, Alessio Crivellari, Alberto Faravelli, Marco Done, Manuel Moro e il portiere Marcello Platè saranno il blocco della prima squadra. Per i Falchi è la concreta dimostrazione che il lavoro paga, perché il blocco Monleale vale veramente per la nazionale. 6 elementi su 14 sono un bel biglietto da visita che neppure la capolista Milano può vantare, ma la linea scelta dal tecnico azzurro è quella verde dei giovani. Infatti tra i convocati ci saranno solo un paio di elementi che sfiorano i 30 anni, mentre gli altri sono giocatori di prospettiva provenienti dal club come la Molinese, che ha nel vivaio un punto di forza. La nazionale, come abbiamo detto, si ritrova domani per partire poi sabato alla volta della Slovenia, una delle nazioni di punta del movimento europeo che lo scorso autunno diede del filo da torcere a Forlì alla squadra italiana.